Salernitana cinica, una Salernitana esperta, maliziosa, che anche se in pochi frangenti riesce comunque a ribaltare la situazione. Quindi mi aspettavo una Salernitana così, e lo è stata a tratti. Noi siamo stati bravi ad interpretare la partita con grande equilibrio, senza mai rinunciare, non facendo barricate e quindi cercando di eludere il loro forcing che c'è stato solo a tratti. Mister, rispetto alla partita di andata, che stai dalla visto, mi spiego meglio, è in leggero calma rispetto sempre alla partita che hai giocato con l'anno? No, non ho visto una Salernitana in calma, ho visto una Salernitana che ha giocatori di assoluta qualità, che riesce a fare cose importanti anche se all'apparenza sembra che non giochi bene, quindi anche se non possa sembrare così entusiasmante, ha talmente tanta qualità che il singolo riesce sempre a tirare fuori una giocata. Oggi, dove loro potevano essere più pericolosi sugli esterni, soprattutto con la linea per Rulli, mi sembra che l'abbiamo contenuti bene, tranne una linea in due o tre circostanze, perché anche un passo diverso per la categoria, mi sembra che abbiamo concesso forse un solo tiro nel secondo tempo. Questo sarà il dilemma, è chiaro che per noi è un punto pesante, un punto che vale. Venivamo da una serie non facile, soprattutto fuori casa, dove avevamo pareggiato solo a Lecce 3-3. È chiaro che ci è mancato quel pizzico di esperienza e di malizia anche per addormentare a tratti la partita. Però io penso anche se fosse durata 5 minuti di più probabilmente l'avremmo persa, ma non per demerito nostro, ma perché la Salernitana ha tante altre componenti, il pubblico che spingeva, tante altre situazioni che alla fine dell'arbitraggio finale riesco sempre a tirar fuori qualcosa, quindi temevo che se la Salernitana avesse raggiunto il pareggio in precedenza avremmo addirittura perso, tra l'altro è stata una partita simile con la Versa Normanna, quindi si paga poi a un certo punto il forcing, la fisicità, la gente che spinge in modo forsennato, e direi che tutto sommato per una squadra che è in piena emergenza devo fare complimenti ai miei giocatori. Mister, spettatore esterno.